problematica affligge moltissime persone, che è la litosi. La litosi naturalmente può derivare non solo dalle tonsille, può dipendere anche dalle gengive, dallo stomaco, ma qualora dipenda da tonsille che producono questo materiale brutto, nelle cripte tonsillari qualche volta si può raccogliere del materiale brutto da dirsi in televisione, però del materiale che non ha buon odore, che sono dei pallini biancastri, giallastri, che possono conferire la litosi. Sono detriti cellulari, sono batteri morti, quindi le cripte tonsillari hanno una funzione, ma poi se si intasano di robaccia diventano un problema. Si fa i trattamenti laser, si puliscono le tonsille prima, si fa il trattamento laser e la cosa funziona molto molto bene. Il laser decontamina le tonsille. Cosa fa? Uccide batteri, uccide germi, pulisce. Nelle tonsilliti recidivanti, quelle persone che si ammalano continuamente di tonsille, io ho visto che facendo delle decontaminazioni laser, cioè facendo dei trattamenti laser belli lunghi sulle tonsille, belli lunghi vuol dire 20 minuti, non vuol dire 2 ore, si riesce a non far ammalare più le persone.